Buon lunedì, amiche mie! Oggi vediamo come questo tratto di eyeliner in realtà sia facile se seguite tre step per applicarlo e poi sfumate. Ora, la sfumatura potete farla e non farla, ma vi consiglio di farla perché vedrete all'interno del video che l'effetto della liner troppo evidente, passata una certa età, non è proprio consigliato, ma questo escamotage dello sfumare lateralmente vi aiuta a correggere l'occhio e fare un effetto un po' liftante. Quindi, per chi ha paura dell'eyeliner, ma vorrebbe tanto utilizzarlo perché in realtà è bello, e vi lascio al tutorial. Vi auguro una buona settimana, ci vediamo domani. Ciao, amiche mie. E quindi vediamo quali sono questi tre step, questi tre segni che dovete fare per non rischiare di fare una riga sbagliata e per avere una bella riga d'eyeliner. Il trucco già l'ho improntato, come vedete. Se vi piace, ditemelo che facciamo un altro tutorial su questo. Però vi volevo appunto fare proprio un focus sull'eyeliner. Ne ho tirati fuori tre a caso a penna: MAC, Inglot e NYX. Siccome voglio proprio farvi vedere che è la gestualità, non tanto il prodotto, ve lo faccio con la linea più economica, perché questo assolutamente viene sotto i 10 euro, non me lo ricordo, vi metto sempre il link di tutti e tre, ma vi faccio vedere il tipo di gestualità che dovete avere nell'applicazione dell'eyeliner. Se dovete colorare l'occhio, applicare ombretti, mettere polveri, il tutto va fatto sempre prima dell'eyeliner. Ovviamente se volete fare un trucco con un eyeliner grafico, perché se voi applicate prima l'eyeliner e poi andate con gli ombretti, ovviamente la riga si andrà a impolverare e non sarà bella come una linea grafica d'eyeliner. L'unica cosa che viene esulata da questo discorso è se poi volete o meno fare la codina sfumata con il nero nella parte terminale, che quindi è una cosa che andrete a fare dopo aver tracciato la riga, ma tutto quello che dovete mettere sulla palpebra per colorare fatelo prima. L'altra cosa che invece dovete aspettare a mettere è il mascara. Perché? Perché se il mascara lo mettete e la ciglia si irrigidisce, è più difficoltoso arrivare proprio all'attaccatura delle ciglia. Invece fate la riga e dopo applicate il mascara. Ve lo faccio sempre prima su un occhio così vediamo la differenza. Quali sono questi tratti che dovete andare a fare? Allora, è facile. Triangolo, geometria. L'inclinazione, ovviamente, però la gestite voi, se è più alta, più bassa, più lungo, ma il tratto sarà sempre questo. Inclinate la mano in questo modo e vi poggiate all'attaccatura delle ciglia, così andate sul sicuro. Quindi partiamo da qui e coloro questa parte. Facile, ferma. Dopodiché da qui traccerò una diagonale a seconda di quella che è appunto l'inclinazione che preferisco. E andrò a fare questo. Non vi preoccupate. Fatto così già sareste tornate indietro. No. Da così girate la mano in questo verso. Partite dalla punta che avete fatto e andate verso il centro dell'occhio. Che la parte tra la riga e le ciglia sia bianca è voluta perché voi dopo dovrete andarla a colorare. Prima di colorare quella, però, quando fate questo, vi rendete conto che la riga rimane tronca, rimane mozza e dovrà andare nell'interno dell'occhio. In questo caso, fermate l'occhio, non lo tirate, lo fermate, lo socchiudete poco poco, fate andare con dei picchiettini, non vado a fare una riga subito, la punta verso dentro. Non so se capite anche voi, quando mettete sia l'eyeliner che il mascara, poi si sta con la bocca aperta. Questa cosa non l'ho mai capita, però lo facciamo praticamente tutte. Dovrà andare nell'interno in questo modo, cioè proprio a chiudervi tutto quanto l'occhio. Se farla arrivare fino dentro, come ho fatto io, o fermarvi prima, valutatelo sempre voi, ma la riga non dovrà mai essere tronca, ma andare nell'interno. Ora dobbiamo andare a saturare quello che era rimasto praticamente nel triangolino. Quindi andate all'attaccatura delle ciglia e andate a riempire il tutto. Quando fate questo, però, vi rendete conto che la codina fa un'onda che invece a volte su alcuni tipi di occhio, come nel mio caso, invece lo abbassa. Come ultimo step, vi guardate dritte e unite questa parte questa cosa dovete farla necessariamente con occhio aperto. Perché quando poi sarete dritte, bilancia la riga. Quando
quando voi chiudete vedete che si crea una curva che sarebbe difficoltoso percepire in maniera precedente alla riga, vale a dire è difficile che voi capiate bene e riusciate a fare la riga perfetta con l'occhio chiuso, mentre tracciando nel modo che vi ho fatto vedere e dopo andando a riempire quella conchetta che si crea, l'effetto alza. Sapete che a me il tratto così evidente non piace, preferisco sfumarlo. Per sfumarlo io prendo un ombretto nero e un pennellino tagliato e vado nell'ultima parte del triangolo a sfumare tutta la coda. Con un pennellino scarico, invece, senza niente, sfumo gli eccessi. E guardate con un attimo come cambia. Questo perché? Perché, detto internos, passata una certa età, il tratto netto di eyeliner, se rimane netto, come avete visto prima, non fa più un occhio molto fresco. In questo modo, invece, con l'ombreggiatura, aiutate a far salire l'occhio e l'effetto è più, diciamo, un po' più liftante. Quando chiuderete l'occhio la riga si leggerà lo stesso, ma l'ombreggiatura aiuta a tirare su. Se vi rendete conto di voler ripulire la riga perché non l'avete fatta troppo precisa, con un pennellino e il correttore andate qui e ci passate ora un po' di cipria. Io non avevo incipriato la zona perioculare appositamente prima. Vi metto il mascara e vi faccio vedere la differenza. Una volta messo il mascara, guardate come in realtà la riga, che sembrava molto grande, perché sono convinta che tanti di voi guardandolo l'hanno detto, ma è grandissima, invece abbia un suo perché. Ovviamente questa riga la potete fare anche più sottile, però nel momento in cui sapete di partire col concetto di sfumare la parte finale, ci sta bene. Me lo faccio anche di là, eh. Una punta di tinta labbra messa e l'effetto, come vedete, sembra un trucco super strutturato, quando in realtà, come avete visto, erano due ombretti sull'occhio che avevo messo prima. Se, ripeto, se vi è piaciuto ditemelo che rifaccio, ma questo è per farvi capire come un eyeliner messo bene e sfumato con un determinato criterio possa darvi questo mood. Spero vi possa essere stato utile, buon inizio settimana e ci vediamo domani.